espressioni che spesso abusate, noi abbiamo provato a declinare e sul nostro sito www.omilia.it trovate elaborati in termini diversi da quelli che sono usuali in ambito sociale e civile. Medicina, psicoterapia e spiritualità. Abbiamo con noi il presidente dell'associazione Omilia. Perché di questo convegno e qual è l'importanza appunto di presentare questo convegno con tanti relatori, professori, chirurghi, psicologi che tra l'altro hanno presentato diciamo delle cose molto importanti, argomenti che non sentiamo tutti i giorni. Il passaggio logico è questo: Omilia è un'associazione che nasce dalla volontà di alcuni amici di cominciare a ragionare di temi che sono difficilmente argomentati e che ci stiamo accorgendo quanto diventino di giorno in giorno sempre più importanti. Noi siamo un po' figli della società che cerca la felicità. La ricerca della felicità qualcuno l'ha codificata, gli americani nella loro Costituzione, noi invece non lo diciamo, ma qualcuno ci fa i film sopra addirittura. Ecco, questa ricerca della felicità negli ultimi 20 anni è stata coniugata come ricerca del benessere economico. Ci stiamo preoccupando, e il senso di questo convegno di Omilia è appunto questo, ci stiamo preoccupando di proporre riflessioni che vadano al di là di quello che sono i passaggi logici normalmente fatti da ciascuno di noi nel decidere chi è, chi vuole essere, come essere felice. Questi passaggi logici a noi interessano veramente tanto, ma crediamo che interessino tanto anche a una miriade di persone che non sono in questo momento del tutto coscienti di questo passaggio. Ed è un passaggio importante, è un ponte, come ha detto qualcuno che sta a Roma, a Trastevere, eletto da poco. È un ponte necessario per recuperare il senso dello stare insieme e la voglia di vivere. Allora, perché parlare delle modalità di cura e delle modalità di rispetto del diritto alla cura per tutti? Perché l'idea è che se io ho un diritto ad essere curato, ho anche un diritto a non essere curato, e se io ho un diritto di non soffrire, ho anche un diritto di soffrire. Tutto questo perché della mia vita è giusto che decida io quello che va fatto. E nell'ambito di questa decisione i soldi sono davvero un pezzettino così. Il resto sono le relazioni umane, le relazioni familiari e anche, se vogliamo, appunto le scelte etiche. Ecco, il nostro vuole essere un piccolo, piccolissimo contributo a provare a ricostruire questa gerarchia di valori che tanti hanno sbandierato, ma di cui pochissimi hanno vera coscienza. Noi abbiamo cercato in questi anni di aprire le porte dei palazzi della provincia a esperienze di questo genere, quindi all'incontro, allo scambio di opinioni, appunto all'approfondimento, e mi fa piacere che quello che l'avvocato Paganelli mi aveva raccontato qualche mese fa come un progetto oggi sia diventata realtà. La provincia di Milano ha un'antica tradizione che ha un po' perso poi nel tempo anche rispetto ad alcuni di questi temi. La psicoterapia era qualcosa che nei suoi albori a livello istituzionale competeva alle province. Noi abbiamo ancora fino a pochi anni fa ospitato per esempio l'istituto del professor Zapparoli, che poi per motivi di budget diciamo, ha dovuto credo traslocare, problemi nostri diciamo, non loro. Certo non sfugge a nessuno, anche a un profano, diciamo, l'attualità dei temi che state trattando, ma anche il fatto banale considerazione che sono temi che sono attuali da sempre e che lo saranno sempre. Quindi grazie per aver scelto Provincia di Milano per questo vostro incontro. Chissà che il prossimo appuntamento sarà, siamo sempre in questi luoghi ma sotto un cappello istituzionale diverso, perché noi stiamo lavorando per evolvere verso la città metropolitana per poter dare sempre più attuali, migliori risposte ai nostri concittadini, che sono poi l'universo a cui vi rivolgete anche voi. E questo è il motivo della nostra collaborazione. Grazie. Grazie.
Nel frattempo io passerei la parola a Guglielmo Campione, che appunto è il nostro responsabile scientifico e introdurrà i meccanismi del nostro convegno. Abbiamo una relazione che si intitola Le anime della cura, metafore e simboli della terapia del terzo millennio. È una relazione introduttiva che citerà alcuni dei temi, cerco di citarli tutti, presenti nel convegno di oggi, e spiegando ovviamente qual è insomma, la filosofia che sta sotto l'iniziativa del convegno stesso. Quindi parliamo di cura, uno degli argomenti dei minimi comuni denominatori dell'argomento del convegno. Quindi l'argomento su cui ci interroghiamo oggi è appunto la cura, intesa nel suo senso più ampio. Il convegno intende discutere in un'ottica di dialogo, tolleranza e di reciproco interesse interdisciplinare, proprio a Milano, nella città sede della Carta del Dialogo con i Non Credenti, voluta da Carlo Maria Martini, il tema dei fondamentali spirituali e civili delle prassi di cura ed educazione delle persone, ciò che unisce, al di là delle divisioni di prassi e saperi tecnici e filosofia o religioni di ispirazione, medicina, chirurgia, psicanalisi, omeopatia, pedagogia. La cura è una dimensione etico-relazionale fondamentale per l'umana convivenza. Nella nostra lingua, la lingua italiana, è sinonimo di atteggiamento premuroso e costante, o di sollecitudine, o di preoccupazione, così anche come di ministero religioso sacerdotale e di assistenza diagnostica e terapeutica prestata dal terapeuta al malato. Nella famosa canzone La cura di Franco Battiato del 1996, la cura è intesa come sollecitudine amorosa un po' al confine tra l'amore umano e l'amore di Dio che parla all'uomo questa volta, e non il contrario, che si rivolge alla sua creatura dicendogli cosa farà per lui, da cui alcune famose frasi della canzone: ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie e dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per la tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. E poi continua, come molti sanno. Cura del corpo, dunque, è cura della psiche, cura della persona intesa come unità indivisibile, cura che è patrimonio della medicina, così come della psicologia, della psicoterapia, della filosofia, della cultura spirituale intesa nel senso più ampio. Ma è importante perché, per una ragione fondamentale, perché su un argomento come la cura c'è la possibilità di dialogare. Della cura si occupano, come ho detto nella mia relazione introduttiva stamattina, varie persone nella nostra società, dai sacerdoti ai medici, dai medici agli psicoterapeuti, dagli psicoterapeuti agli insegnanti. Quindi sul termine cura abbiamo la possibilità di unire ciò che normalmente è diviso, la necessità di cercare di dare un contributo concreto, operativo, soprattutto per una professione intellettuale come la nostra, che rischia di rimanere un po' solo e semplicemente teorica. E invece da questo punto di vista un convegno dà la possibilità di dialogare, quindi di poter creare dei ponti fra culture diverse, fra orientamenti diversi. Quindi lo scopo principale è quello, diciamo. E il dolore, è un po' difficile dire intanto che cos'è il dolore. È stato citato la parola cura, che è un termine filosofico, lo usa per esempio Heidegger, no? Sorge in tedesco, e la cura è la tensione dell'uomo verso la morte. E quindi è qualcosa che si rifà sia al dolore che però ha un aspetto spirituale. E vedremo come nel dolore, fino a un certo punto, questi aspetti fisici e spirituali si sono intrecciati insieme. Poi a un certo punto invece hanno cominciato a separarsi. Definizione del dolore, che molto spesso viene sovrapposto a sofferenza, anche se la sofferenza forse è un modo più personale di vivere il dolore, mentre il dolore forse può essere qualcosa di più, tra virgolette, oggettivo, quella dimensione sicuramente negativa che designa una certa situazione in cui ci si trova. Io mi sono soffermato particolarmente su due aspetti, la cura, che poi si lega evidentemente con la malattia e con il dolore, che era poi l'oggetto della mia relazione, ha una duplice valenza. Una valenza che è fisica, concreta, materiale, quotidiana, che è quella del corpo.
L'altro è che invece è una valenza di carattere, chiamiamola spirituale, possiamo utilizzare anche il termine psicologico, come vogliamo. Nella nostra società si tende a separarli, per cui il primo, l'aspetto materiale, è di competenza della medicina, della burocrazia e di quant'altro. Il secondo non si sa di più di chi è la competenza, perché viviamo anche in una società secolarizzata. Questo ha fatto sì che le persone vivano questa separazione e soffrono dentro di loro perché non hanno più la possibilità di utilizzare l'una per aiutare l'altra, cioè aiutare lo spirito quando il corpo è malato e aiutare il corpo e lo spirito quando invece è al contrario, quando è malato il corpo. E questo è un problema della nostra società. Quindi discuterne, certo, non porta a risoluzioni immediate, ma forse a fare chiarezza, e questo è già tanto. Quindi se non respira più, mi senti, il cuore si arresterà. Ed è questo il passaggio da cadavere a donatore. Ovviamente per effettuare questo si passa attraverso delle figure competenti, sono la figura dei coordinatori, che sono delle figure che ci permettono questo passaggio, verificando tutti gli aspetti, e da un punto di vista medico-legale, e con la famiglia e col giudice, se sono traumi legati a incidenti stradali, quindi in quel caso bisogna chiedere l'autorizzazione al giudice. Ci deve essere spesso e volentieri, ci deve essere il medico legale in sala operatoria, o in ogni caso ci deve essere il medico legale che dà il suo nulla osta. A quel punto il paziente può diventare un eventuale donatore. Come vedete, dopo un iniziale boom legato ai primi anni 90 di aumento di donatori, negli ultimi anni il numero dei donatori è rimasto stabile. I dati della Francia, che conosco meglio, l'anno scorso sono stati fatti qualcosa come 300 trapianti in tutta la Francia per una popolazione di circa 60 milioni di abitanti, quindi vedete che è un numero ampiamente insufficiente se si considera che ci sono circa 30.000 pazienti che necessiterebbero un trapianto cardiaco. Come ci si sta orientando? Sicuramente lo xenotrapianto è uno delle, quindi il trapianto prelevando gli organi dagli animali è una delle opzioni, però purtroppo ci sono ancora troppi problemi legati al rigetto, alle infezioni, che non ci permettono ancora di andare in questa direzione. L'altra alternativa, come vi ho mostrato, è nel caso del cuore, il cuore artificiale in selezionati pazienti, ben sapendo che la durata di un cuore artificiale è comunque limitata nel tempo e che generalmente il cuore artificiale come terapia definitiva è utilizzato solamente i pazienti a partire dai 65-70 anni, poi varia un po' dall'età dallo stato in cui ci si trova. E mi è stato chiesto di trattare un argomento piuttosto vasto, che andava dalla simbologia del cuore in tutti i suoi aspetti, gli aspetti etici, fino ad arrivare a un po' quello che è il trapianto cardiaco. Sicuramente un argomento estremamente vasto, e come ho detto nella mia prefazione era estremamente difficile, visto i brevi tempi a disposizione per poter fare una presentazione di questo tipo. Ho cercato di ripercorrere in parte un po' quella che è la mia esperienza di chirurgo, che faccio ormai da qualche decina d'anni, e da lì sono partito un po' per descrivere un po' le esperienze, quello che vive quotidianamente un cardiochirurgo, per tornare poi un po' indietro facendo un po' la storia del cuore come simbolo, fino ad arrivare a ripercorrere un po' quella che è stata la trapiantologia cardiaca, quindi con la storia di Barnard, come è arrivato al trapianto Barnard e gli studi fatti per arrivare a questo step, e descrivere in parte quella che è stata un po' la nascita della cardiochirurgia, che è una specialità chirurgica estremamente giovane, perché è una chirurgia che nasce intorno agli anni 50 e in cui il trapianto cardiaco inizia alla fine degli anni 60, nel 67 il primo trapianto cardiaco. Sicuramente credo che la donazione è uno dei punti che in questo momento vanno più sensibilizzati da un punto di vista mediatico, perché molto probabilmente non c'è ancora abbastanza informazione, o quantomeno il messaggio che probabilmente noi medici facciamo passare non è sufficientemente incisivo per far comprendere alla popolazione generale che un paziente con una lesione cerebrale irreversibile, quindi in stato di morte cerebrale, è un paziente clinicamente morto e che quindi è uno stato irreversibile. E questo probabilmente
è l'aspetto più importante da far arrivare alle famiglie, però far passare un messaggio di questo genere quando si ha un proprio familiare in rianimazione è un messaggio sicuramente difficile, che richiede l'intervento di più persone per arrivare a dare questo messaggio, soprattutto quando si tratta di una popolazione di giovane età, una popolazione pediatrica. James Beerman ha analizzato profondamente la fiaba di Rosa Psiche. Dice che Eros, cioè amore, è torturato dal suo stesso principio, il fuoco. Brucia gli altri e brucia da solo quando è privo di intuizione e di riflessione psicologica. Questo io trovo che sia un punto fondamentale che possiamo, come dire, in qualche modo riportare alla nostra stessa vita, alla nostra stessa esperienza, alle nostre stesse esperienze di relazione d'amore, ma di relazione con noi stessi. Psiche, dice, esegue le sue fatiche senza speranza né energia, senza amore, inconsolabile. La loro separazione noi la sperimentiamo sotto forma di scissione. Mentre Eros brucia, la psiche cerca di capire, si pone le domande, compie i suoi doveri ed è depressa. Prima che diventi possibile l'unione, il ricongiungimento, la psiche, cioè l'anima, attraversa la notte oscura dell'anima, le ali bruciate della farfalla, cioè quella mortificazione in cui essa sente la paradossale agonia di un potenziale gravido nel proprio intimo e un senso di totale colpevole separatezza. Il tormento continuerà fino a che l'opera dell'anima, cioè le fatiche di psiche, non è completata e la psiche rinvita a un Eros trasformato. Eros, si direbbe, ha bisogno di regredire, cioè amore, ha bisogno di regredire a uno strato di inquietudine e di agitazione dominato dal mondo della madre, da penia, cioè dalla deprivazione. Perché questo? Per rompere le nostre illusioni? No, per rendersi conto di essere stato lui stesso abbattuto dalla propria freccia e di aver trovato la sua compagna psiche. Cioè egli acquista coscienza psichica, cioè amore conquista coscienza di sé. E solo a questo punto l'unione ha luogo. Ed è lì che avviene la santificazione degli dèi. Intanto direi che credo che ci sia stata una sinergia tra i diversi tipi di relazioni che io ho ascoltato. La relazione di Guglielmo Campione ha dato una dimensione, come dire, globale del concetto di guarigione. La mia relazione è entrata più da un punto di vista analitico e animico, dove il concetto stesso di relazione è alla base della guarigione. Cioè, se noi cambiamo la relazione e la relazione che noi abbiamo con noi stessi, cambiamo e creiamo armonia, cioè guarigione, conoscenza, consapevolezza e dunque amore. E non c'è mai relazione senza conoscenza e senza amore. Amore e conoscenza viaggiano sulla stessa frequenza. Allora, qui è chiaro che la salute si può intendere in molti modi, però se voglio provare a dare una, in qualche modo, una interpretazione, a riempire di contenuto questo concetto di salute, muovendomi sempre sul terreno del diritto in qualche modo positivo, si può fare riferimento alla qualificazione che dà della salute il trattato che ha istituito l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tra l'altro, definizione che viene ripresa oggi sia dal codice di deontologia medica sia dalla legislazione in materia assicurativa, in materia di tutela del danno, di risarcimento del danno biologico,
e di sicurezza sul luogo di lavoro. Quindi possiamo dire che non è solo una definizione che viaggia sul piano del diritto internazionale o dell'interpretazione, ma entra nel vivo anche della disciplina medica e più in generale della disciplina di legge. Ma credo che sia importante perché oltre ai tanti aspetti trattati che vanno dalla filosofia, la medicina, la spiritualità, attorno alla sofferenza e evitare la sofferenza inutile c'è anche il profilo giuridico. Più in particolare il tentativo di rinvenire una sorta di diritto delle persone a non patire delle sofferenze cosiddette inutili. E quindi la sofferenza viene risolta con una scelta individuale. Con una scelta etica, o se preferite, morale, individuale. La legalità non ha niente di morale, non è etica, la legalità è eteronoma, non è autonoma. Ed essendo eteronoma, è una convenzionalità della comunità, ciò che la comunità per lo più reputa opportuno far valere, quell'artificialità del diritto che dà sicurezza, tranquillità e benessere a chi non la trova in altro modo. La laicità è l'elemento che collega queste due cose, perché è chiaro che il contenuto dell'etica non necessariamente coincide con il contenuto della legalità. Ma allora come faccio a farle convivere? Con l'elemento laico che tende a rispettare le diversità individuali, coordinandole attraverso un diritto che è pluralista e non monolitico. Questo è il balzo della modernità, laddove nella storia invece c'era una sorta di monoliticità dell'essere. Allora ecco che per esempio tutta la bioetica oggi in uno stato moderno deve essere risolta alla luce del pluralismo e non del monolitismo, dell'autonomia in equilibrio con l'eteronomia e non solo in modo eteronomo. Mi pare che qui abbia sforato, per cui mi avvio immediatamente alla chiusura e dico: salute, dolore, piacere, benessere sono categorie dello spirito. Sono categorie dello spirito inteso come elemento individuale. Non sono categorie della sociologia, non sono categorie della storia, non sono categorie del diritto. Sono categorie dello spirito, sono categorie dell'essere individuale. E si manifestano con una sola modalità empirica, quella che esprime l'equilibrio tra se stessi, di un essere che accetta se stesso e si accetta come essere individuale, cioè non cerca di porre la propria individualità in sovrapposizione all'individualità altrui. Ma che cos'è questo essere? E qui mi fermo. Questo essere, come ho prima detto, questo essere individuale, è in realtà una scatola cinese, se preferite una matriosca. È importante parlarne perché si danno per scontato troppo spesso nella nostra società i significati delle parole e dei comportamenti. In realtà i comportamenti e le parole hanno significati plurimi che continuano a cambiare e bisogna essere consapevoli che si possono leggere con sensi profondamente anche diversi. La salute può essere malattia e la malattia salute, la vita può essere morte e la morte è vita. Non prendere nulla per scontato di quello che viene detto a livello sociale, sottoporlo sempre a una profonda critica e mettere in discussione, dubitare di qualunque cosa. La scienza medica moderna si è perfettamente adeguata a questo modello e la psichiatria, che è parte integrante, lo ha adottato anch'essa, almeno in parte. Il comportamento umano, le emozioni, i sentimenti e quant'altro, tutto quanto afferisce alla sfera individuale e soggettiva, sembrerebbe così essere solo l'espressione di reazioni neurochimiche e biochimiche, di neurotrasmettitori che funzionano o no, che vengono riassorbiti o no all'interno degli spazi tra le cellule nervose. Non c'è scienza se non del misurabile. In realtà le cose non stanno affatto così. Non lo stanno nemmeno nelle scienze quantitative, nelle scienze di base. In generale, nelle scienze, una grande botta, per così dire, è venuta proprio dalle aree quantitative. Farò ovviamente solo alcuni esempi. A far tempo, già dal 1929, Werner Heisenberg, fisico, stabilì in fisica quantistica, con il suo famoso principio di indeterminazione,
che non è affatto vero che esiste una differenza così precisa fra oggetto osservato e osservatore. Questi, l'osservatore, può infatti cambiare le cose con semplice atto dell'osservazione. Non entro nei dettagli tecnici, ma le implicazioni di un concetto di questo tipo, notissimo nella filosofia della scienza, sono anche implicazioni quotidiane. In campo medico si è venuto rilevando via via una incredibile imprecisione. Anni fa feci un corso di perfezionamento in quella che viene chiamata evidence-based medicine. Letteralmente sarebbe medicina basata sull'evidenza, in realtà con evidenza si intende la prova d'efficacia, quindi medicina basata sulle prove d'efficacia. Consiste nel fatto che per ogni approccio clinico bisognerebbe utilizzare tutti i dati scientifici disponibili in rete, nelle banche dati. Valuto quanto è contenuto nelle banche dati internazionali, stabilisco così la diagnosi e la terapia in base a tutte le possibili evidenze. Fatto curioso, la più scientifica delle medicine moderne, la evidence-based medicine, ha stabilito che le medicine moderne non sono scientifiche. È stato visto, per esempio, paradossale, che l'uso dei farmaci allopatici, i farmaci che normalmente andiamo a pigliare in farmacia, è nella stragrande maggioranza dei casi irrazionale, in quanto in campo medico nel 70% dei casi noi utilizziamo farmaci sui quali non c'è alcuna prova di efficacia reale. Ma il mio intervento è centrato sulla necessità di vedere sia la prassi medica sia quella psichiatrica da un punto di vista un po' diverso rispetto a quello che è abituale e quindi avvicinarla ad altre tematiche un pochino più laterali, per così dire, mentre noi siamo abituati a un'idea della medicina che è molto rigorosa, esclusivamente fondata su dati scientifici, dati quantitativi. C'è un aspetto invece che travalica questi lati della medicina, quindi aspetto più legato alla spiritualità, più legato anche a fattori psicologici e soprattutto anche a fattori che riguardano la nostra crescita interiore, specialmente in campo psichiatrico, che poi insomma il campo di cui mi occupo io. Noi siamo fatti più di natura che di cultura, siamo animali legati alla terra madre in balia dei grandi equilibri planetari e ci dimentichiamo la solidarietà, le solidarietà originali e i legami che ci uniscono a un livello che trascende le nostre piccole individualità. A proposito, prima si parlava appunto di individualità. Imprigionati in un egoismo di specie, diamo importanza soltanto ai nostri interessi di umani con un pensiero contrassegnato da una visione corta. Filosofi come Giordano Bruno, di cui si è parlato stamattina ampiamente, o come Spinoza, ci avevano già avvertiti 500 anni fa che era necessario, nel caso di Bruno, Spinoza qualche secolo dopo, che era necessario oltrepassare il lessico o la visione antropocentrica per ricollocare l'uomo in una diversa relazione costitutiva con il mondo e con le altre specie viventi. La scienza, infatti, ci ha reso consapevoli che ciò che l'umanità perde in termini di certezza ed egocentrismo lo guadagna in termini di meraviglia e stupore per il proprio costo per il proprio posto nel cosmo. Infatti Giordano parlava proprio di questo stupore per l'infinità dei mondi. L'uomo infatti non è un protagonista assoluto, è specie giovanissima a rischio di estinzione che sta facendo a processo evolutivo avanzatissimo la sua presumibilmente breve comparsata. E soltanto salvando le altre specie e gli equilibri naturali potremmo salvare noi stessi. Ecco, in qualche modo si ricollegherà sicuramente agli interventi precedenti che sono stati dei colleghi che hanno parlato di medicina, in particolare di trapianto del cuore, l'altro collega che invece è uno psicanalista junghiano che ha parlato un po' del libro rosso di Jung.
E io in qualche modo invece affronterò un discorso tra il sociologico e lo psicoanalitico, mostrando come la crisi economica attuale in qualche modo può essere anche un'occasione di crescita mentale e psicologica, se viene affrontata come possibilità di decrescita e di, del limite che dobbiamo darci, un limite ecologico, perché in realtà in qualche modo farò vedere che come umani stiamo dando davvero una forte impronta antropocentrica alla Terra, cioè nel senso che stiamo sfruttando troppo gli ambienti naturali. E quindi mostrerò davvero questo processo degenerativo, insomma, che cosa comporta a livello proprio globale. Ma che senso ha, scusami, ma che senso ha parlare di omeopatia all'alba del terzo millennio? E soprattutto di un corpo terapeutico che ha compiuto più di 200 anni di vita. Vecchiotto, direte. Ma è come dire che è vecchia la legge di gravità, è vecchia la fisiologia del sistema immunitario, cose che noi usiamo da sempre. Oppure che è vecchio il daimon, che possiamo chiamare angelo custode, secondo un concetto religioso, sistema immunitario, qualcosa che abbiamo dentro dalla nascita. Bene, veniamo un attimo di storia. Alla fine degli anni 700, fine 700, sono anni di rivoluzione nel campo scientifico e tecnologico. Sono gli anni di Pasteur, di Koch, di Jenner, di Avogadro, colui che ha continuato adesso un po' meno a mettere in crisi la scientificità, tra virgolette, della nostra medicina. Poi c'è l'invenzione della macchina a vapore, del telaio, eccetera. E la nascita dell'omeopatia. Questa nasce ufficialmente nel 1796. E come si inserisce l'omeopatia nel contesto di questo titolo? Ecco, una premessa: per curare un paziente bisogna conoscere il paziente nella sua ampia totalità. Si raccoglie quindi la sua biopatografia, cominciando dal più lontano possibile. Con questa biopatografia si indaga su quali sono stati i sintomi di autodifesa personali, probabilmente da sempre, cioè le modalità della febbre, il tipo del dolore, ne vengono descritti 157 tipi diversi di dolore, cambiamenti dell'umore, eccetera. Ma è importante parlarne perché attraverso queste strategie di terapia si riesce a individuare quali sono, cioè si riesce ad andare verso una medicina più umana, una medicina più che riesce a portare veramente la persona, il paziente, al recupero di una salute non solo del suo proprio corpo, ma di tutto l'ambiente in cui vive, ma direi proprio dal familiare fino al sociale, fino anche all'ufficio in cui lavora, è molto ampliato, ma la novità vere non ce ne sono, novità nel senso novità nuove da quando è stata messa sul, così, nel campo terapeutico l'omeopatia. Devo dire, non mi piace usare questa frase, però riconosco che da quando ho cominciato io a fare l'omeopata, cioè nel 1968 ad oggi, c'è stato quasi un boom dell'omeopatia. Questo vuol dire che l'interesse e l'attenzione nei confronti da parte dei medici e soprattutto da parte dei pazienti, ma proprio delle persone, un interesse molto più ampio e quindi una presa di coscienza di quello che vuol dire occuparsi non solo della malattia in quel momento, ma del sé in senso lato, sotto moltissimi aspetti. Grazie Avvocato Luigi Paganelli, all'Associazione Omilia che ci dà la possibilità di sentire e soprattutto di divulgare queste notizie e queste informazioni che riguardano la medicina, la psicologia, insomma i giovani di oggi e diritto. I giovani di oggi hanno bisogno di sentire anche questo. Ma io da questo punto di vista sono estremamente felice di aver avuto in aula, in sala, un po' di ragazzi veri, cioè non giovani come li si intendono in Italia, gente di 30-35 anni, c'erano anche quelli intorno ai 30 anni, ma si catalogano sempre come giovani perché non li si sa nemmeno ben qualificare, ma anche ragazzi di 18-20 anni che sono venuti ad ascoltare questo ragionamento e questa impostazione. L'idea è proprio quella, noi siamo, la mia generazione è quella dei figli di quelli che hanno fatto la Seconda Guerra Mondiale, quindi è una generazione che ha avuto come regalo dai nostri genitori la sensibilità per le cose importanti perché loro non le avevano avute e avevano combattuto per averle.
allora noi ce l'abbiamo ancora. Quello che vogliamo trasmettere, che siamo sicuri di riuscire a trasmettere un po' alla volta e naturalmente nella misura in cui siamo capaci di operare, è proprio l'idea che va recuperata quella gerarchia, perché è l'unica che renderà piacevole l'esistenza a quei ragazzi che adesso si scoprono in un mondo in cui la competizione è fatta di praticamente povertà essenzialmente, nel senso che purtroppo di soldi in giro ce ne sono molti meno di prima. E allora, se a te piace fare il tuo lavoro perché ti piace e non perché devi portare a casa lo stipendio, tu sarai contento. Se a te piace partecipare alla vita civile della tua cittadina, della tua regione, della tua provincia, del tuo stato, perché così ti senti completo partecipando alla vita di tutti e contribuendo a quella, invece che perché pensi di avere un contrattino, qualche clientela, roba del genere. Bene, questo farà la tua felicità. E secondo me, per la generazione che si affaccia adesso alla vita economica, è questo il dato che va recuperato, quello della effettiva rigenerazione di una importante gerarchia di valori. Non sono l'unico che la pensa così, tutti quelli che ci sono qui oggi la pensano.